nostro intento quando studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, di mettere in pratica e di portare la redenzione. Insomma a tutti, l'anima divina, che è composta di tre parti, Nefesh, Ruach, Neshama, e 10 forze, ha anche tre abiti. Cosa sono i tre abiti? Sono un medium tramite il quale l'anima si esprime. Cosa sono i tre abiti? Sono pensiero, parola e azione. I tre abiti dell'anima divina sono pensiero, parola e azione quando sono investiti nella Torah e nei mitzvot. Sarebbe a dire, quando una persona con la sua azione osserva tutti i 613 comandamenti e con la sua parola lui si occupa di tutte le leggi delle 613 comandamenti e dunque studia Torah, prega e tutte le halachot, tutte le leggi, e col pensiero lui cerca di comprendere e raggiungere tutto quello che può comprendere nel Pardes della Torah. Pardes significa un acronimo, letteralmente significa la parola, non acronima, tutta la parola intera significa frutteto, ma l'acronimo Pardes significa Pshat Remesh Dursod, sarebbe dire 4 livelli di studio della Torah: livello semplice, l'indizio omiletico e poi il segreto. Dunque, quando una persona cerca di raggiungere tutto quello che può raggiungere nelle 4 dimensioni, 4 livelli della Torah, allora cosa succede? Tutta la sua azione è impegnata nel mitzvot, tutta la sua parola è impegnata nello studio della Torah e nella spiegazione del mitzvot, nella halachot, nelle leggi, e tutta la sua mente è anche impegnata nella comprensione delle dimensioni più profonde della Torah. Allora cosa succede? Che tutti gli organi, tutti i 613 organi della sua anima sono investiti nei 613 mitzvot della Torah. E dunque c'è un legame perfetto tra i 613 organi dell'anima e i 613 comandamenti della Torah, che essi sono paralleli a 613 organi, arti divini, per modo di dire, chiaramente. Shalom a tutti!